Namaste Yogis, sono Barbara Beltrami e vi do il benvenuto a una nuova lezione del Fit Yoga Camp. Oggi lavoreremo sulla parte cardio, come sempre, ma con un focus negli esercizi finali sul nostro core, quindi tutta la parte della cintura intorno al nostro addome. Non serve nessun tipo di attrezzatura, possiamo iniziare subito. Datemi il massimo, come sempre, perché sono lezioni brevi ed intense. Iscrivetevi sul mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e se volete una versione più ampia di questo Fit Camp perché vi state trovando bene, vi piace, volete fare ancora più lezioni, sappiate che sulla mia piattaforma c'è una versione pro con 28 lezioni e anche 28 tutorial che vi spiegano nel dettaglio bene come eseguire tutte le posizioni e le modifiche per chi è un pochino più principiante, quindi date un occhio al link qui sotto se la cosa vi interessa. Andiamo subito a iniziare la lezione. Siamo pronti subito a iniziare, ci portiamo sulla cima del tappetino e partiremo con i nostri saluti al sole modificati. Inspirando, i piedi sono alla distanza delle anche, le punte un pochino all'esterno perché andiamo in malasana. Inspirando, braccia al cielo, espirando, affondiamo in malasana, mani a terra, saltiamo in chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su, espirando, cane a faccia in giù. Aprite bene i piedi, con un bel salto, torniamo in malasana, ed è uno. Inspirando, braccia al cielo, espirando, malasana, chaturanga. Cane a faccia in su, e cane a faccia in giù. Sono due. Inspirando, un bel salto in malasana, ci distendiamo, allungate bene. Espirando, torniamo in malasana, chaturanga. Cane a faccia in su, e cane a faccia in giù. Un bel salto in malasana e sono tre. Inspirando, ci allunghiamo, espirando, torniamo in malasana, mani a terra, chaturanga. Cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Un bel salto in avanti e sono quattro. Inspirando, veniamo su, espirando giù, chaturanga. Cane a faccia in su, cane a faccia in giù, e sono quattro. Inspirando, un bel salto in avanti, veniamo su, distendete le gambe, contraete i glutei. Espirando, malasana, mani a terra, chaturanga. Cane a faccia in su e cane a faccia in giù, e sono cinque. Da qui stiamo bene nel nostro cane a faccia in giù, e poi inspirando veniamo avanti, troviamo una tavola, forti nella vostra tavola, stiamo qua qualche secondo, divaricate bene le dita, spingete coi talloni nelle mani e poi inspirando portiamo il bacino vicino ai polsi, apriamoci in questo cane a faccia in su, sulle punte dei piedi, aprite bene il petto, inspirate, espirate, ginocchio destro alla fronte, inspirate, aprite, espirate, ginocchio sinistro alla fronte, ed è uno. Inspirate, aprite, espirando, ginocchio destro alla fronte, inspirando, aprite, espirando, ginocchio sinistro, due. Inspirando, aprite, destro, inspirando, aprite, sinistro, tre. Inspirando, aprite, destro, inspirando, aprite, sinistro, 4, ultima volta, inspirando, aprite, destro, inspirando, aprite, e sinistro, inspirando, cane a faccia in su, venite sul dorso dei piedi, espirando, cane a faccia in giù, fate un bel respiro e buttate fuori dalla bocca.
stiamo per passare al nostro terzo esercizio. Inspirando, veniamo avanti, ritroviamo la nostra tavola e da qui andiamo a portarci sui gomiti una bella tavola sugli avambracci. Ci giriamo una tavola laterale sul braccio destro, siamo sul gomito destro. In questa tavola andremo a cercare di portare il bacino verso terra per 10 volte, addome super contratto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torniamo su entrambe le braccia, divaricate le gambe alla distanza delle anche, divaricati i piedi e poi inspirando, ruotando sui piedi, bacino verso destra e verso sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tavola laterale. Questa volta siamo sul braccio sinistro per 10 volte, bacino verso terra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano destra a terra, venite sulle mani, troviamo la tavola. Chi vuole cane a faccia in giù, oppure espirando chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su, espirando, cane a faccia in giù. Inspirando, gamba destra in alto, espirando, ginocchio destro al petto, piede destro sulla cima del tappetino. Girate il piede sinistro di taglio e saliamo in un guerriero 2. Affondate bene nella gamba davanti, addome contratto. E da qui distendete le braccia. Inspirando andiamo a fare un guerriero rovesciato, le gambe restano immobili, espirando portate il braccio sinistro sopra la testa, espirando destro, 10 volte, 1, mantenete le gambe stabili, 2, 3, 4, 5, 6, allungate bene, lavorate con gli obliqui, 8, 9 e 10. E da qui, mantenendo il busto stabile, ci allunghiamo allungando bene il lato sinistro, braccia distese in alto, forti nella gamba destra per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirandoci risolleviamo, ruotate le mani a terra, veniamo nella tavola. Chi vuole va nel cane a faccia in giù oppure chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Ripartiamo con i nostri saluti al sole modificati. Inspirate, fate un bel salto in malasana, braccia al cielo, espirando malasana, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, ed è uno, inspirando, saltate avanti, venite su, ritorniamo in malasana, chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù, un bel salto in avanti e sono due. Inspirando braccia al cielo, espirando giù, chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Siamo a tre, un bel salto, inspirate braccia al cielo, espirando malasana, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Un bel salto in avanti, saliamo, distendete le braccia, espirando giù, l'ultimo, mani a terra, chaturanga,
Cane a faccia in su, cane a faccia in giù, un bel respiro dal naso e buttate fuori. Passiamo al nostro secondo esercizio. Inspirando venite avanti, portate subito il bacino vicino ai vostri polsi, un cane a faccia in su modificato. Inspirate qui, espirando ginocchio destro al petto. Inspirando aprite, espirando sinistro, uno. Inspirando aprite, espirando destro. Aprite, sinistro, sono due. Inspirando aprite, destro. Inspirando aprite, sinistro, sono tre. Inspirando aprite, destro. Inspirando aprite, sinistro. Ultima volta. Inspirando aprite, ginocchio destro. Inspirando aprite, ginocchio sinistro. Troviamo la tavola e andiamo tutti in un bel cane a faccia in giù. Non riesco a fare il chaturanga in questo caso, quindi seguo il mio corpo e vado direttamente nel mio cane a faccia in giù. Fate un paio di respiri prima di passare al prossimo esercizio. Venite avanti, trovate la vostra tavola e poi ci portiamo sugli avambracci. Ci giriamo, veniamo sull'avambraccio, sul gomito destro per 10 volte, bacino su e giù. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avambraccia a terra, divaricate bene i piedi, sinistra e poi destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Veniamo sull'avambraccio sinistro per 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venite sulla mano destra, mano sinistra. Chi vuole fa un chaturanga. Cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Spingete bene col bacino, inspirando, gamba sinistra questa volta in alto, espirando. Piede sinistro sulla cima del tappetino, piede destro di taglio. Andiamo a trovare il nostro guerriero 2. Affondate bene nella gamba davanti, tenetela piegata a 90 gradi e cercate di non muoverla. Così facciamo un po' di lavoro anche sul quadricipite. Braccia distese, inspirando allungate il braccio sinistro sopra la testa, espirando andiamo col destro 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allungate bene. E poi distendete le braccia sopra la testa, aprite il petto, contraete bene l'addome, rimaniamo qua per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ritornate nel guerriero 2, distendete la gamba davanti, sicuramente brucia, portate le mani a terra. Trovate la vostra tavola chaturanga, se volete, sempre opzionale. Inspirando, cane a faccia in su. Espirando, cane a faccia in giù. Siamo a metà del nostro esercizio, della nostra lezione. Quando siete pronti, ripartiamo coi saluti al sole. Inspirando, punte dei piedi, malasana. Venite su. Torniamo in malasana, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù.
ed è un bel salto. Malasana, venite su, torniamo in Malasana, Chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, e sono due. Un bel salto, inspirando su, espirando Malasana, Chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, e sono tre, ancora due. Un bel salto, Malasana, distendete le gambe, braccia al cielo, espirando riscendiamo, Chaturanga, cane a faccia in su, espirando, cane a faccia in giù. Ultima volta, salto in avanti, inspirando, distendete le braccia, espirando, Malasana, Chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Prendete un secondo fiato, inspirate dal naso, lasciate andare dalla bocca. Andiamo nell'esercizio che per me personalmente è il più tosto di tutta la lezione. Inspirando venite avanti, cane a faccia in su modificato, espirando ginocchio destro al petto, inspirando aprite, espirando ginocchio sinistro ed è uno, inspirando aprite, espirando ginocchio destro, inspirando aprite, sinistro e sono due, inspirando aprite, espirando ginocchio destro, inspirando aprite, sinistro e sono tre, inspirando aprite, destro, inspirando aprite, sinistro, sono quattro, ultima volta, ginocchio destro al petto, aprite, ginocchio sinistro, aprite, cane, a faccia in giù. Ah, un bel respiro dal naso, non so voi ma questo esercizio mi distrugge. Venite nella vostra tavola e ci portiamo sugli avambracci. Ruotate sull'avambraccio destro per 10 volte, su e giù, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venite su entrambi gli avambracci, gambe divaricate, piedi leggermente divaricati per 10 volte. Andiamo a ondulare col bacino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tavola laterale sulla sinistra per 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mano destra a terra, trovate la tavola, chi è coraggioso, Chaturanga, inspirando, cane a faccia in su, espirando, cane a faccia in giù, non è che chi non l'ha fatto non è coraggioso, ovviamente, pronti per l'ultimo esercizio di questa serie, inspirando, gamba destra in alto, espirando, piede destro avanti, saliamo nel nostro guerriero 2, affondate bene nella gamba davanti, contraete il quadricipite, non muovetelo da lì, inspirando, allungate il destro e poi il sinistro, mantenete il busto centrale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rimanete qui, se siete stanchi mettete il gomito sulla coscia destra oppure distendete entrambe le braccia sopra la testa fino a 10. Forti nel core. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, distendete la gamba davanti, dategli un attimo di riposo e poi riportiamo le mani a terra,
andiamo nella tavola, come sempre, cane a faccia in giù, oppure chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ci manca solo una serie. Ormai sapete che se vi volete fermare qui, abbiamo già fatto quasi 20 minuti, va più che bene. Se per oggi avete dato il massimo, fermatevi. Se sentite che avete energia e avete ancora voglia di muovervi per qualche minuto, andiamo a fare la quarta serie. Pronti con i nostri saluti al sole. Inspirando, piegate le ginocchia, malasana, distendete le braccia. Espirando, malasana, chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. È uno. Inspirando, venite avanti, ci solleviamo. Espirando, malasana, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. E sono due. Inspirando, un bel salto in malasana, distendete le gambe, contraete i glutei. Espirando, malasana, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. E sono tre. Un bel salto in avanti, distendete le gambe. Espirando, malasana, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. E sono quattro. Andiamo nell'ultima. Distendete le gambe. Espirando, malasana, chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Per fortuna il prossimo esercizio sarà veramente l'ultima volta che lo facciamo per oggi, perché è distruttivo. Inspirando, cane a faccia in su, modificato. Espirando, ginocchio destro al petto. Inspirando, aprite. Espirando, sinistro. Ed è uno. Inspirando, aprite. Espirando, ginocchio destro. Inspirando, aprite. Sinistro, sono due. Inspirando, aprite. Ginocchio destro. Inspirando, aprite. Ginocchio sinistro, tre. Inspirando, aprite bene. Ginocchio destro. Inspirando, aprite. Sinistro, quattro. Ultima volta. Inspirando, aprite. Ginocchio al petto. Inspirando, aprite. Ginocchio sinistro, cane a faccia in su, inspirate, cane a faccia in giù. Un bel respiro dal naso, buttiamo tutto fuori dalla bocca. Ultimi due esercizi e per oggi abbiamo dato. Inspirando, venite avanti nella vostra tavola, avambraccio destro. E 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torniamo al centro, andiamo a ondulare per 10 volte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Veniamo sull'avambraccio sinistro, saliamo e scendiamo col bacino per 10 volte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano destra a terra, è l'ultimo, quindi un bel chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Andiamo nell'ultimissimo esercizio. Inspirando, portate la gamba sinistra in alto. Espirando, piede sinistro sulla cima del tappetino. Trovate il vostro guerriero 2. Mi raccomando, lavorate bene anche sulla gamba. Distendete le braccia. Inspirando, mano sinistra in alto. E poi allungate con la mano destra per 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Ci fermiamo qui. Il gomito può essere sulla gamba sinistra. Se siete super strong, vi sentite ancora pieni di energie, distendete entrambe le braccia per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, distendete la gamba, salite col busto, ultimissimo, vinyasa della giornata, mi casca tutto, pure il microfono, mani a terra, venite sulla vostra tavola, inspirate, ultimo, chaturanga, inspirando, cane a faccia in su, espirando, cane a faccia in giù, ginocchia a terra, sedetevi sui talloni, portate la fronte a terra, una bella ispirazione dal naso, aprite la bocca, facciamo uscire tutto, sciogliete completamente il corpo, abbandonatelo prima di fare qualsiasi cosa. Potete restare qui nella posizione del bambino oppure sdraiarvi a terra in un shavasana. Rimanete solo qualche minuto, ascoltate il battito del cuore, osservate ogni singolo battito, osservate che piano piano il battito rallenta per tornare al suo ritmo normale. Rimanete con tutte le sensazioni che vi ha dato questa lezione, siate completamente presenti nella vostra immobilità per qualche istante e poi, se volete fare un po' di stretching, fatelo se avete tempo. E vi ringrazio per essere rimasti qui con me, per avere dato il massimo, siate sempre orgogliosi di voi stessi. Alla prossima lezione, namaste.